La terza elementare perché non c'era d'obbligo la prima media, però tornato al servizio militare sono tornato e nell'internato ho incontrato queste persone. C'era questo Don Mauro Rabati Ma che dove le ha incontrate? lo incontrate qui a Prato, eravamo sempre, perché eravamo nei vari, come adesso, dei vari gruppi distinti in vari luoghi, sai? Allora si andava a trovare te ragazzi, si viene che te si va alla scuola. Ogni tanto vedevo Don Mauro col pulmino Con un che ci pulmino. portavamo una volta o due, non di più. In queste scuole là c'ho dromma. Sì. C'erano solo sinti? Che Sì, sono i sinti. ricordo ha di Ma come quell'esperienza? ricordo era bello, non è un brutto ricordo. Mi piaceva perché eravamo amici, eravamo tanti ragazzi insieme, si giocava, si scherzava. Poi dopo la fine della scuola, cioè dell'insegnamento, dell'orario, si mettevano in una sala, si giocava, si parlava, a volte si ballava anche. Non era male, era buono, però mi stancavo, perché avevano anche tante persone, tanti ragazzi che non erano tanto per la quale, e venivo lì più che altro per disturbare. Beh, la scuola non c'è tutto, è tutto. Perché è Oggi in tutto? questo mondo, se non vai a scuola non fai niente, non puoi lavorare. Non puoi parlare con nessuno, perché se uno ti fa una domanda e tu non lo capisci, ti dicono ritardato. Insomma, passi per un incapace. Ma uno ha fatto una scuola, adesso il mio nipotino ha fatto di tutto, perché lo porto tutti i giorni con te a scuola. E ora sta facendo la seconda media. E io sono molto contento. E vorrei che tutti. Le mie figlie, quanto erano ragazze dall'età della scuola, non era ancora obbligatoria la scuola, allora io ho cercato di evitarla. Poi quando Manuele è cominciato dalla scuola, lo portavo tutti i giorni a scuola. Insomma, l'ho seguito nella scuola, gli dicevo questo, 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 questo. Quando lei andava a scuola, poteva incontrare gli altri bambini Gagi che andavano a scuola? No, da ragazza non ci andavo a scuola. Io sono cominciato dalla scuola, ho fatto 15 mesi di scuola. Si ricorda l'anno? Nel 70. Nel 70, ha fatto Era il 15. servizio militare. Ho fatto la scuola militare. Lì mi hanno insegnato a leggere, a scrivere, a parlare. Ho conseguito la prima media in 15 mesi. Ho Quindi fatto quando faceva il un militare. corso accelerato dalla prima elementare, sono passato alla terza. Dalla terza sono passato alla prima media. Sono arrivato alla prima media. No, Quindi nelle Lacio Drom lei non aveva imparato a leggere. no, 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 no. Nella CEDO ho imparato una cosa: a stimare le persone che si progredivano a fare queste cose per l'aiuto del prossimo. E ci sono persone che hanno imparato a leggere Sì, ci sono nelle Lacio Drom? dei giovani ragazzi, sì, dei giovani ragazzi hanno imparato a leggere, tante persone hanno imparato anche a esprimersi. Oggi per un sinto è facile dichiararsi sinto? No, Perché? perché si è mal visto, Perché? perché c'è sempre il pregiudizio e il razzismo verso il popolo sinto. Da parte di chi? Allora, perché il sinto è stato considerato da ora, da millennio indietro, andando fino a millennio avanti, considerato sempre un poco di un nulla facente, un sfaticato, un ladro. Emanuele è suo figlio, Sì. giusto? Emanuele Piave è suo figlio. Emanuele, prima di lei, mi ha detto che ha ripreso lo studio, no? E Sì. si è iscritto alle scuole superiori. E gli piacerebbe realizzare questo sogno, ottenere il diploma, no? In servizio sociale. Cosa pensa di questa scelta di Emanuele di riprendere la scuola da grande? È la migliore scelta della sua vita. Perché Perché? lo tiene impegnato. Ha uno scopo, un giorno potrà avere un posto, potrà avere un lavoro, potrà essere un esempio per la sua casa. Educare la sua casa, portarla avanti e non lasciarla da parte. Perché noi diciamo che noi trasinti, l'uomo acuto predispone per la sua famiglia.